I grandi e i piccoli perché? Perché le giraffe hanno le corna? Tra gli esseri viventi più incredibili che popolano la Terra ci sono sicuramente le giraffe. Ma oltre ad avere il collo e le zampe lunghissimi, perché le giraffe hanno le corna? I grandi e i piccoli perché? Perché le giraffe hanno le corna? Sulla testa di questi possenti animali ci sono due protuberanze ricoperte da pelle e pelo che gli scienziati chiamano ossi coni, cioè coni di osso. Queste corna improprie vengono definite così perché sono fatte di cartilagine, indurita dall'infiltrazione minerale di calcio. La maggior parte degli studiosi ritiene che gli ossi coni siano il residuo di un palco di vere corna, come quelle di cervi o antilopi, che ornavano le teste degli antichi antenati delle giraffe e che sono gradualmente scomparsi man mano che il collo di questi animali si allungava. I maschi infatti sono soliti combattere per le femmine e per il territorio, sbattendo la fronte contro l'avversario e oscillando minacciosamente il collo. La presenza di palchi pesanti e ramificati renderebbe molto più faticosa e pericolosa la lotta tra i diversi esemplari. Ma ancora non è chiaro perché nell'evoluzione non si siano persi anche gli ossi coni, che potrebbero essere i monconi di queste strutture. Secondo un'altra ipotesi, visto che anche i cuccioli e le femmine di giraffa le posseggono, queste pseudocorna, che sono percorse da una rete di vasi sanguigni, potrebbero anche servire a regolare la temperatura interna degli animali. Oggi hai imparato perché le giraffe hanno le corna.